Ciao a tutti, oggi parliamo di mastino napoletano, cioè un'eccellenza. C'è la vecchia storia, quella quando vai all'estero, l'Italia è famosa per pizza, mandolino, quelle cose così, mafia. Non è sempre così. C'è un'Italia che eccelle, che porta con sé un insieme di altri valori aggiunti, che possono essere, non so, la Ferrari, la moda, l'arte e il mastino napoletano. Addirittura per molti è il mastino italiano, cioè tu vai negli Stati Uniti dove un cane è riconosciuto in modo importante ed ha un plafond di vendite interessante, nel senso che oggi essere imprenditore, fare una startup di allevamento serio negli Stati Uniti porterebbe sicuramente una buonissima e conseguenziale, un buonissimo e conseguenziale ritorno economico, perché è uno dei cani più ricercati che ci sono negli Stati Uniti. Loro lo chiamano il mastino italiano, o mastino o Mastiff Napoleon, però insomma è conosciuto come il mastino napoletano, almeno qua da noi. Molte persone sono convinte qua da noi di conoscere il mastino napoletano e noi sappiamo che questo è molto molto pericoloso. In realtà non è così, Assolutamente. e l'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. L'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. E allora si sentono tante persone parlare di questo cane, ma poi in realtà siamo tutti esterofili e troviamo tutti in altri cani non italiani dei cani migliori del mastino napoletano. Un cane che ricordarne la storia è un'impresa epica. Io ho provato in tutti i modi a ricostruire la storia del mastino napoletano, io come tanti altri, è pressoché impossibile e impensabile. Nel senso che gli elementi storici scritti non ce ne sono, contrariamente a quello che molti pensano. Molti sono convinti che fosse il cane, delle legioni armati di cani degli antichi romani. Non lo sappiamo, forse sì, forse no. Altri sono convinti che fosse il famoso Cave Canem, assolutamente no. Vale a dire, Cave Canem stava per quella piastrella, la mattonella che si trovava di fronte a cani, a case che avevano cortili importanti, il più delle volte, sempre, il più delle volte barra sempre, Cave Canem. C'è l'immagine o su mosaico alto rilievo, basso rilievo di un cane da pastore. Ora non scendiamo nei termini di che tipo di cane da pastore poteva essere, mettiamo così, un lupoide. Quindi era un lupoide su quello che potete vedere, no? Là, un lupoide. Era rimasta una risorsa, vale a dire andare a vedere i calchi dei cani di Pompei. E così sono andato a vedere i calchi dei cani di Pompei, li trovate anche in rete, se ne trovano pochi in rete, però chi è stato a Pompei ha avuto modo di vedere i calchi dei cani di Pompei, vale a dire, spiego per chi non fosse al corrente, quando vi fu l'eruzione a Pompei, persone, così come cani, rimasero sotto la lava o sotto quella che fu l'esplosione dell'eruzione del vulcano. Tra tutti i cani non vi è un solo molossoide, non ce n'è neanche uno. E sono tanti arricciati, li vedete in una posizione che fa tenerezza, ma come d'altronde Pompei fa tenerezza, orrore e storia tutto, non c'è un solo cane che possa ricordare il cane mastino napoletano o anche un cane da mastino in generale. Quindi, quando si parla di mastino napoletano, non resta che esprimersi
Non resta che esprimersi con estrema cautela, perché competenze, anche se di esperti, o pertinenze di questi tempi, con le nuove scoperte, tendono ad essere piuttosto fragili. Quindi ci atterremo a quelli che sono i fatti di questo cane, che viene considerato uno dei cani per la cinofilia più preziosi al mondo. Solo che gli unici a non saperlo siamo noi italiani, che non ce l'abbiamo. Detto questo, facciamo riferimento all'unica certezza che abbiamo sul mastino napoletano. British Museum, aprite la pagina e troverete lì un bassorilievo risalente al... Anche questo è difficile da stabilire, però loro dicono intorno al IX secolo avanti È Cristo. un Bassorilievo a Silo, dove voi potete vedere con i vostri occhi un mastino napoletano, così come lo conosciamo oggi. Più o meno, prendete le selezioni di bellezza e recupero che è stato fatto alla metà degli anni 50 da allevatori professionisti bravi che hanno deciso di rimettere le mani al recupero di questa razza. Quindi la prima traccia certa che abbiamo di questo straordinario cane italiano, cioè un nostro vanto nel mondo, risale pressappoco al IX secolo avanti Cristo e c'è un bassorilievo. Non esiste altro, o meglio, qua e là è stata trovata qualche moneta di antichi romani, ma monete che venivano usate per scambio, non quelle imperiali, ed è un discorso diverso da aprire. Fregi sono stati trovati in Germania con la figura orientativa del mastino napoletano, ma il basso rilievo esposto al British Museum di Londra vi fa vedere orientativamente, ma quello è un mastino napoletano. Quindi noi partiremo, il nostro cammino parte da là. Chiaramente questo fa anche scopa, volendo, con quelle che erano le antiche, no, migrazioni, però è un po' forzato. Però il riferimento sappiamo che quello è, o quantomeno da lì si è preso spunto per il mastino napoletano. Cosa è oggi il mastino napoletano? Quindi facciamo un volo pindarico, IX secolo avanti Cristo, 2018, eccoci qua a raccontarci di nuove razze, non tenendo conto che, così come tante cose belle, meravigliose, grandiose, stupende abbiamo in Italia, ce n'è una che si chiama mastino napoletano, che non ha niente da invidiare a nessuno. Se qualcuno di voi si stesse domandando se sono di parte, la risposta è sì, decisamente sì. Sono di parte perché detesto le mode cinofile, mi piace assecondare, vorrei provare nel mio piccolo a rivitalizzare il movimento cinofilo di quelle razze che sono nostre, che ci appartengono, che appartengono al nostro spessore, alla nostra cultura. Quindi sono assolutamente di parte, perché se so da una parte che c'è quel bassorilievo, altrettanto so, e questo in qualche modo ci viene raccontato per vie indirette, che gli antichi romani da una parte facevano custodire le grandi proprietà ai cani da pastore, ma il cane da cortile era un mastino napoletano. C'è una disputa in corso tra il Pugnax britannico, che era un cane molto grande che veniva fatto combattere dentro le arene. Non so se avete avuto modo di guardare Spartaco, la serie televisiva prodotta non so da chi, o comunque in tanti altri film. Spesse volte si vedono questi cani che venivano lanciati contro animali selvatici. C'è una disputa su questo, cioè se fosse il Pugnax Britannia, del quale però Giulio Cesare non fa mai menzione.
Va detto che Giulio Cesare sul De Bello Gallico scrive veramente qualunque cosa, cioè anche le pietre che trova, scrive qualunque cosa trova in quella che lui chiama e quella che era all'epoca la Britannia. Quindi personalmente credo che poco avesse a che fare il pugnax britannico col mastino napoletano. Sono più portato a pensare che fosse, e non sono l'unico, uno dei primi cani selezionati per la difesa della proprietà e per la guerra. E spiego ora cosa intendo. Prego di non aprire il file corso sull'argomento, che è un'altra cosa. Il cane corso è un'altra cosa. Nella costruzione, provate a tornare indietro di 2000 anni. Guardando un mastino napoletano, cosa si vede? Un cane possente, un cane forte, un cane difficilmente raggiungibile alla collottola. Quindi, in questi scontri corpo a corpo feroci che c'erano in quelle battaglie, deduco, presumo, stimo orientativamente che fosse il cane. Una prima ricerca di selezione di un cane fatto per stare in battaglia. Questo è quello che orientativamente mi, per una serie di motivi. Intanto perché se avesse incontrato altri cani, li avrebbe sopraffatti, perché prima di arrivare a, no, a sottometterlo con tutta quella ciccia qua sotto, avrebbe sicuramente avuto delle difficoltà. Secondo, perché il mastino napoletano è un cane ignorante, ma PS ignorante vero proprio. Ora dirò Ignorante. qualcosa che non va tanto di moda, perché ultimamente è esploso il fashion del prendiamo il cane che arriva dall'Asia, prendiamo il cane che arriva dal Tibet. Io per primo ho fatto dei video, ne farò altri. Il Kangal, no? Le persone si fomentano, parliamo del Kangal. Mio figlio l'altro giorno è venuto, papà, ma il Kangal è il cane più antico del mondo, papà, parliamo del Kangal. Comunque, senza sdirazzare troppo sull'argomento, c'è una fase storica nella quale si mescolano cane corso, mastino napoletano e ovviamente si sarà perso da una parte e dall'altra, no? Nessuno può affermare con certezza una cosa in relazione al cane corso. Altresì, nessuno può affermare con certezza qualcosa sul mastino napoletano. Sarei stupido io per primo se azzardassi azzardando qualcosa di simile. Una cosa che pochi sanno è che il mastino napoletano negli Stati Uniti ha un mercato incredibile. Ha un mercato incredibile perché cercate di trasmettervi per osmosi un attimo, di entrare nella testa di un cittadino americano. Avere al guinzaglio un mastino napoletano, per loro un mastino italiano, è avere al guinzaglio un pezzo di storia e lo considerano proprio in questo modo, cioè ha questa importanza. Quando tu cammini per la strada con un mastino napoletano, con due mastini napoletani negli Stati Uniti, le persone ti fermano come se tu stessi camminando con Nicole Kidman a Via del Corso a Roma o a Via Monte Napoleone. Cioè ti fermano, cercano di accarezzarlo, ti chiedono informazioni. Perché? Perché è una di quelle tante cose che noi abbiamo in casa e che non riusciamo ad apprezzare. È una di quelle tante cose che io per primo non riesco a capire. Cioè non riesco a capire come si fa a non apprezzare il mastino napoletano. E me lo sono chiesto in tanti modi, eh. Sicuramente non è un cane per tutti, cioè non è un cane che decidi di prendere e portare a casa senza mai aver avuto un rapporto con un cane di spessore, di carattere, di forza. È un cane che devi saper gestire, né più né meno di tanti altri cani molto più forti, ho raccontato, molto più forti secondo la teoria di molti, perché non ha nulla da invidiare. Cioè il mastino napoletano non si tira dietro davanti a nulla,
Dice, a cosa si tira indietro? Davanti a nulla. Lui sta là e non si tira indietro davanti a nulla. Se qualcuno dovesse cercare di mettere a rischio la vita o il territorio del mastino napoletano, signori, non conosce la fuga, almeno stando agli allevatori seri, e ne abbiamo in Italia tanti, cioè tanti, neanche troppi, però ce ne sono in Italia di allevatori del mastino napoletano, ed è un cane che ha un costo. Un cane che ha un costo importante, ed è il secondo motivo per il quale non è un cane per tutti. Ha un costo e all'acquisto, e ha un costo come controlli veterinari. Nel senso, essendo come tutti i cani grandi, ti può capitare di doverlo seguire soprattutto nella crescita, nella calcificazione delle ossa. Ti puoi trovare nelle condizioni del dover andare diverse volte dal veterinario per consultarti, per chiedere dei consigli, per farlo sviluppare e crescere nel migliore dei modi. Insomma, è un cane impegnativo. A Roma, diciamo, di bosco e di riviera, cioè, ad esempio, su diverse pagine c'è scritto è un cane che soffre il freddo. Probabilmente è vero, dalla mia esperienza, io quello che ho visto nel mastino napoletano non l'ho mai visto in altri cani. Cioè, l'ho visto dormire, l'ho raccontato in uno dei miei primi video. L'ho visto, noi arriviamo in Germania a prendere una persona, c'era un Atibox, che è una prova di lavoro, un Atibox di lavoro, che era una prova di lavoro per boxer. Andiamo a suonare, a citofonare a questa persona che viene in Germania. E quando andiamo a citofonare, è appena nevicato, vediamo alzarsi proprio dalla neve sto cane che fa così, si sgrulla, ci guarda, dice chi è? Cioè, ci ha guardato il cane, dice chi è? Ma niente, volevamo. Quindi sì, verosimilmente soffrirà il freddo, ma io quello che ho visto in Germania in particolare mi ha colpito perché non ne ho trovate altrove. Non so per quale motivo ne ho visti più all'estero che in Italia. Questo è un mistero di quelli che non capirò mai. Cioè, io ho notato, ma anche se fate una ricerca nei video sul mastino napoletano, se li fate in italiano avete una risposta, se la ricerca la fate in inglese avete 10 volte la risposta di video che possono essere visti sul mastino napoletano. Un po' come succede per tante eccellenze nostre, il mastino napoletano è un'eccellenza della cinofilia italiana. Sul perché non sia così venduto, famoso o difeso in Italia, io questa è una delle tante cose che non ho mai capito e che continuo a non capire. Cioè, noi abbiamo delle realtà in Italia cinofile, come il pastore maremmano, come il cane corso, come il mastino napoletano, come il dogo sardo, come il fonnese. Abbiamo delle realtà, e chiedo scusa se ne dimentico qualcuno, delle realtà cinofile straordinarie che ci invidierebbe tutto il mondo, perché portano con loro un bagaglio culturale incredibile. Eppure siamo suscettibili alle mode, cioè andiamo a prendere il cane che magari non ha una selezione, che viene da chissà, che magari va di moda perché per un periodo va di moda, e non difendiamo quella che è la nostra cinofilia, la cinofilia indigena, italiana, che è fatta di persone che hanno lavorato sodo. Il lavoro che è stato fatto per recuperare il mastino napoletano, per recuperare il cane corso, il lavoro che stanno facendo tanti ragazzi, persone, uomini, per recuperare il dogo sardo, o quantomeno per dargli uno standard, il lavoro che si sta facendo sul fonnese. Io non so per quale motivo l'ENCI non promuove e non propone iniziative in questo senso. Quello che so è che il mastino napoletano è un guardiano straordinario.
di gran lunga superiore a tutti quelli sponsorizzati nei vari siti di ti vendo cani da guardia, di gran lunga superiore. Cioè non li vede proprio, nel senso che se lo trova davanti neanche si alza. Cioè, mastino napoletano neanche si alza, ti avverte proprio, ti dice, senti, non, è napoletano, se guarda lei, senti, non... Non veni proprio. Il mastino napoletano in casa è un cane che tu, in casa o fuori casa, è un cane che se non entri ti fai un favore. Se sei un ladro e non entri, ti fai un favore. Ma nonostante tutto ciò, noi andiamo a cercare cani altrove. È un cane che ha un bagaglio storico incredibile, che si confonde col Pugnax, con le invasioni, con le legioni, con 2000 anni di storia piena, eppure sta lì da una parte ed è più famoso negli Stati Uniti che in Ed Italia. ecco Per quale motivo ho cominciato. L'ignoranza genera fiducia più spesso della conoscenza. Viva il mastino napoletano! Ciao, alla prossima video!